Buongiorno a tutti, che bello essere qua in tanti, in presenza, sentire le energie, le voci, vedere le sfumature dei volti, i sorrisi, i sguardi. Zoom ci ha ucciso la salute, onestamente, non ne possiamo più. Grazie di questo invito. Io ho seguito da tanti anni TED e lo slogan di TED, Ideas Worth Spreading, idee che meritano di essere raccontate, sintetizza molto bene perché siamo qui oggi. Oggi voglio raccontarvi un'idea che ritengo importante, vi voglio raccontare una storia che è avvenuta sotto i nostri occhi senza che ce ne accorgessimo e senza che decidessimo di fare qualcosa, di agire. Amo molto questo neologismo omogenia. Pochi giorni fa ero qui vicino, se guardate in alto vedete Ravello, e a Villa Cimbrone all'entrata c'è la meravigliosa frase di Terenzio: Homo sum nil humani a me alienum puto. Sono un uomo e niente di quelle cose che riguardano l'uomo posso considerarla estranea, indifferente a me. La storia che oggi voglio raccontarvi è la storia del Sud Italia degli ultimi 30 anni, una storia che straordinariamente e sorprendentemente ha visto succedere cose incredibili, uniche, senza che però noi, e credo che siamo un po' tutti originari del Sud, siamo tutti della Campania, credo la grande maggioranza di noi, abbiamo avuto voglia di reagire, voglia di capire, voglia di agire in maniera diversa. Qual è la storia che voglio raccontarvi? L'Italia è un paese del G7, del G8, è una delle prime 10 economie del mondo. Sapete voi qual è tra le prime 10 economie del mondo e tra le prime 30 economie più sviluppate, quindi le prime 10 in termini dimensionali, quindi la Cina, gli Stati Uniti, la Russia, l'Italia, il Brasile, la Germania, l'Inghilterra, la Francia, e tra i primi 35 paesi sviluppati, diciamo Europa, Nord America e l'Asia ricca, qual è l'unico paese che abbia visto svilupparsi e allargarsi un grande squilibrio territoriale? Questo paese si chiama l'Italia. L'Italia ha fatto un vero e proprio miracolo. L'Italia è quel paese che aveva un'area storicamente molto più povera del resto del paese, che si chiama il Sud, che dal 1950, quando una grande leadership politica, grandi pensatori, uno Stato che decide di fare lo Stato unitario, affrontò il problema, aveva un ritardo del Sud che possiamo esprimere mettendo insieme tanti indicatori, da quelli economici, il reddito pro capite, a quelli sociali, la mortalità infantile, l'analfabetismo, l'abbandono scolastico. Facciamo un grande calderone e diciamo che il ritardo nel 1950 era 100. Dal 1950 al 1990 il ritardo era stato in gran parte superato. Diciamo che il Sud Italia nel 1990 era arrivato a circa 78. Quindi il delta si era ridotto in maniera importante, due terzi del delta era stato riassorbito. Nei 40 anni, dal 1950 al 1990, due terzi del ritardo del Sud Italia rispetto al resto d'Italia erano stati superati grazie alla Cassa del Mezzogiorno, grazie certo a tanta spesa pubblica consociativa e assistenziale, però il Sud, che era nel 50 ancora in larga parte semi-analfabeta, molto povero, agricolo, aveva scoperto il turismo, aveva avuto l'industrializzazione, aveva avuto l'infrastrutturazione, aveva fatto dei grandissimi passi per cui la vita, dal punto di vista della qualità, del reddito pro capite, delle speranze di fare una vita agiata, erano molto simili nel Sud rispetto al resto d'Italia. Dopodiché cosa è successo? Dopodiché ci siamo all'improvviso dimenticati che come collettività, come comunità, questa bella parola, comunità, avevamo bisogno di fare ancora un ulteriore sforzo
per raggiungere il resto d'Italia. Ed è successo questo che ora vi dico. Nel 1990 la Germania Est era un paese molto povero. La Germania Est, quando il grande Helmut Kohl decise che non importava il costo, la Germania Est doveva essere unificata, e alla gente che diceva: cancelliere, ma quanto ci costa? Non importa, il mio sogno da quando sono un ragazzo è rivedere la Germania unita, e voglio morire in una Germania unita. Ecco. La Germania Est aveva un reddito pro capite del 44% rispetto alla Germania dell'Ovest, quindi era ricca meno della metà della Germania dell'Ovest. La Germania prese molto sul serio questa sfida, cominciò a investire circa 100 miliardi all'anno in infrastrutture, in formazione, in processi di riconversione. Nel 2018 la Germania Est aveva circa il 77% del reddito pro capite del resto della Germania. Vediamo questo film in Italia. Nel 1990, come dicevo, il reddito pro capite del sud era il 74% rispetto al reddito pro capite del resto d'Italia senza il sud. Molto simile a dove oggi la Germania Est. Ma noi che siamo dei geni, in questi 30 anni, invece di guadagnare quei 26 punti che mancavano, abbiamo perso altri 20 punti. Nel 2019, e probabilmente nel 2020 andrà peggio, il sud Italia c'è un reddito pro capite che è circa il 55% del resto d'Italia. Abbiamo accumulato 20 punti di ritardo, eravamo in ritardo, abbiamo assunto altri 20 punti di ritardo, abbiamo perso al 2000 un milione di giovani laureati, abbiamo subito la vergogna della totale assenza di investimenti infrastrutturali per 30 anni, come se fosse pacifico, accettato e assolutamente normale che i cittadini del sud sono cittadini di serie B. Era normale che l'ANAS non investisse a sud, perché c'è la mafia, perché l'orografia è complicata, era normale che le ferrovie non investissero a sud, come se fosse un castigo divino. Ma la cosa più sorprendente è che noi cittadini del sud l'abbiamo accettato senza voce, senza dire niente, come se fosse un fatto ineluttabile. Noi abbiamo avuto un altro fenomeno che si chiamava Calderoli, che fece una legge che era sulla carta una buona legge, la famosa, io dico famigerata, legge Calderoli. Questa legge Calderoli cosa diceva? Che la spesa pubblica corrente, dimentichiamo gli investimenti, parliamo di quello che serve per gli asili, per gli ospedali, per tutte le cose che rendono la vita civile di una comunità accettabile anche per i cittadini meno abbienti, che non si possono permettere di pagarsi tutte queste cose. L'allocazione dei soldi avveniva su tre criteri. Primo criterio, spesa storica, spendo 100 l'anno scorso e l'anno prossimo voglio spendere qualcosa di simile, criterio ragionevole. Con altri due fattori, un fattore si chiamava i livelli essenziali delle prestazioni. Qual è il numero di asili nido per ogni 1000 bambini cui ha diritto una comunità, indipendentemente se abiti a Reggio Calabria o a Reggio Emilia, a Bergamo, a Matera o a Salerno? E poi un fondo perequativo, le comunità più ricche dovevano contribuire per far sì che le comunità meno ricche avessero accesso a dei livelli comparabili, non uguali, comparabili di prestazioni sociali. Ecco, la legge Calderoli entrò in vigore subito con un blitz della Lega e del governo dell'epoca. Si disse: non aspettiamo di mettere insieme tutta questa burocrazia, partiamo subito, tanto queste cose si fanno subito. Ecco, sono passati 12 anni. Non esistono ancora i livelli essenziali delle prestazioni e il fondo perequativo non è ancora attivo. Il risultato, sotto gli occhi di tutti, è che mentre sull'economia siamo a un rapporto di 1 a 2, 50%, 55%, sugli indicatori di welfare il rapporto è 1 a 10, 1 a 20. I bambini della Calabria hanno accesso alle mense scolastiche un ventesimo dei bambini dell'Emilia. Quindi non è più un dato comparabile, perché già in economia dire che siamo ricchi la metà è un gigantesco divario che forse copriremo nelle prossime tre generazioni, se andiamo avanti così, l'allargamento continua. Ma dire che i rapporti 1 a 10, 1 a 20 è una roba che grida vendetta. Il sud dovrebbe stare con le molotov, le barricate, con
una mobilitazione dei suoi cittadini esasperata, invece diamo tutto questo addirittura per scontato e spesso non lo sappiamo. Chi vi parla è un imprenditore, un manager. Ho passato oltre 10 anni della mia vita all'estero. Sono uno che si rimbocca le maniche, ho costruito aziende che danno da lavorare a circa 1 milione di persone, quasi tutte al sud. Quindi non c'è niente di più lontano da me del piannisteo meridionalista, del revanchismo neoborbonico. No, noi dobbiamo rimboccarci le maniche come comunità, ma dobbiamo capire quello che sta avvenendo, dobbiamo capire i fatti e rimboccarsi le maniche anche per pretendere quelli che sono i nostri diritti. Quando dico la voce del sud, il sud non ha avuto voce in questi anni. Addirittura in questi anni, negli ultimi 2 anni, stava per passare una legge sul federalismo rafforzato che diceva sostanzialmente, lo dico in napoletano, chi ha avuto ha avuto, chi ha dato ha dato. Il federalismo differenziale significa più o meno facciamo la foto che stiamo adesso e rimaniamo così. Ecco, questa è una ulteriore, mostruosa, gigantesca ingiustizia. Noi abbiamo 400 comuni del sud che per molti anni hanno avuto fabbisogno zero sugli asili nido, però i bambini c'erano, non è che i bambini non c'erano. Giugliano, in Campania, nord di Napoli, più grande comune d'Italia, non capoluogo di provincia, c'ha quasi gli abitanti di Salerno, ha avuto per 6 anni fabbisogno zero sugli asili nido. I bambini di Giugliano, che sono migliaia, non avevano gli stessi diritti, ma non dico stessi, ma almeno la metà, ci accontentiamo di un terzo, vabbè facciamo un decimo, non avevano gli stessi diritti di un decimo dei bambini di Bergamo, di Reggio Emilia. Ecco, questo è quello che è successo nel totale disinteresse di noi meridionali. Ripeto, piannisteo? No. Questa cosa significa che dobbiamo prendere coscienza, rimboccarci le maniche, pretendere i nostri diritti e poi fare la nostra parte, perché quando ti dicono sì ma il sud non spende i dati, è vero, sì ma gli sprechi, sì ma la camorra, tutto vero, però sono stati anche un grande alibi. Vi faccio un'altra domanda: sapete qual è l'unico paese del mondo dove c'è un tratto di mare di 3 chilometri, 5 milioni di abitanti oltre 3 chilometri e non c'è il ponte? L'unico in tutto il mondo? L'Italia. Il ponte sullo stretto di Messina in un paese civile si sarebbe fatto 50 anni fa e non si poneva proprio il tema se farlo o non farlo. Se hai 5 milioni di abitanti e 3 chilometri di mare, si fa un ponte e basta. La Svezia e la Danimarca sono stati in guerra per secoli e hanno fatto un ponte di 18 chilometri in un mare molto più tempestoso, molto più pericoloso, molto più complicato del nostro stretto di Messina. Ecco, questo per dire che il pregiudizio antimeridionale lo abbiamo introiettato. Siamo noi quasi a dire, ma effettivamente il ponte sullo stretto, ma ci sono cose più importanti. Ma certo, ci sono sempre in ogni momento cose più urgenti da fare che non fare il ponte sullo stretto. Ma il fatto che siamo qui e dopo 70 anni non l'abbiamo fatto è la prova che noi stessi, meridionali, abbiamo introiettato, come si dice in psicologia, un pregiudizio sul fatto che sì, in fondo non è che ci meritiamo tanto. Quindi accontentiamoci di salvare noi stessi e le nostre famiglie, piuttosto che ragionare come comunità che ha degli interessi, ha delle ambizioni e che vuole ricostruire. Mi fa molto piacere parlare oggi qui dentro, perché questo è un esempio di cose meravigliose e grandiose che possiamo fare anche al sud. Zaha Hadid, donna straordinaria, ho avuto l'onore e il piacere di conoscere bene, sono stato diverse volte con lei, sono stato una volta anche a casa sua a Londra, donna straordinaria, brillante, intelligente, colta, aveva una scintilla che brillava, questi occhi nerissimi, nativa dell'Iraq, ma da sempre a Londra, avevamo insieme un grande amico comune iracheno, e Zaha Hadid, la sua ultima opera è stata questa, insieme alla stazione di Afragola, che ho avuto l'onore di costruire, la presidente dell'Italferr. E diceva sempre che il sud è una straordinaria, unica perla dell'Italia e che è spiegabile per lei come ancora sia così poco sviluppato. Io ho scritto un libro che si chiama Sud perché no, che ho presentato anche in questo meraviglioso luogo esattamente 3 anni fa, e questo libro l'ho scritto per
perché anche io non avevo mai messo a fuoco questa profonda, gigantesca ingiustizia che il Sud ha subito senza voce, ma ora dobbiamo darla voce al Sud. E una volta ero a Napoli e portai a visitare Napoli per 3 giorni uno dei più grandi businessmen del mondo, Sir Martin Sorrell, fondatore della WPP, la più grande agenzia di pubblicità e comunicazione del mondo, mio grande amico. E lui venne da me e stette 4 giorni con me a Napoli, lo portai a fare di tutto, lo stadio, le catacombe, la sanità, i quartieri spagnoli, e impazzì. E gli raccontai tutti i dati che descrivono il ritardo del Sud. E una sera, erano 2 di notte, dopo una cena, aperitivo, l'ammazza caffè amaro, eravamo un po' semi ubriachi, e mi disse questa frase che mi colpì come un pugno, lo dico sempre, ve la dico in inglese. Vide questi dati assurdi del ritardo del Sud che si allargava e con l'Italia che non faceva niente, e mi disse questa frase: I don't understand how a civilized country can accept this state of things. Non capisco un paese civile, mi colpì un paese civile, noi siamo l'Italia. Cosa c'è di più civile l'Italia? Abbiamo iniziato a civiltà, come un paese civile può accettare, civile accettare. Ecco, io dissi, non voglio più accettarlo, nel mio piccolo farò tutto quello che posso per fare sentire la mia voce. E scrissi questo libro, sono andato tante volte anche a televisione a fare questa cosa, ripeto, noi dobbiamo come Sud prendere coscienza di questo straordinario fenomeno, unico nei paesi sviluppati, unico al mondo, e ribellarci, ma non urlando che sono cattivi, rimboccandoci le maniche, pretendendo quello che è nostro, mobilitandoci, facendo sentire la nostra voce, ma non per il piagnisteo che detesto più dei commenda di Varese, ma con le proposte, territorio, bellezza, turismo, intelligenza artificiale, innovazione, cose del genere. Questa è la nostra forza, da lì possiamo, dobbiamo ripartire, però dobbiamo farlo adesso, perché tra 10 anni la demografia ci avrà dato il colpo di grazia, abbiamo perso tanti giovani, tanti talenti, se perdiamo anche voi, vedo tanti giovani qui, siamo, lo dico in francese, fottuti. Quindi o ci diamo da fare adesso o tra 10 anni sarà troppo tardi. Mancano 45 secondi, ci tenevo a condividere questa idea, un'idea non è di lamentazione e di vittimismo, ma un'idea di ottimismo, di voglia di fare, di voglia di partire, con la coscienza che abbiamo subito e stiamo subendo una grande ingiustizia che è colpa nostra, perché non ci siamo mobilitati, organizzati e fatti sentire. La voce del Sud, siete voi, siamo noi, e non possiamo dimenticare che la storia ci giudicherà in maniera molto severa se saremo noi che abbiamo sotto i nostri occhi, senza aver mosso un dito, assistito inerti alla morte del Sud. Non possiamo permetterci. Grazie.